Eccoci ritrovati, ritornati, ritornate tutti assieme in questo fantastico video che a dir poco interessante. Beh, nei giorni scorsi abbiamo parlato di quello che è lo smaltimento di condensati energetici quali gioielli, borse, di tutto ciò che ci è stato eventualmente regalato. Per chi non lo ha visto quel video, andate a vederlo perché ne vale la pena. Vi lascio il link in descrizione. Bene, si parlava di quando ricevi un regalo, l'hai ricevuto da una persona benestante o da una persona non benestante? E non siamo qui di certo a dividere il mondo in ricchi e poveri. È l'ultima delle cose che noi della community vorremmo mai fare. Però ci piacerebbe appartenere tutti alla prima schiera. Alzi la mano chi dice il contrario. Ebbene, se tu ricevi, si diceva un qualcosa, soprattutto si parlava di un portafogli rosso, mi raccomando, deve essere rosso, vi dicevo in quel video, come dissi in una live di 2 anni fa. Se un regalo viene fatto da una persona benestante, tienno, potrebbe essere che quel oggetto ti porti fortuna, perché poi bisogna vedere anche un po' il carattere di quella persona, perché se è una persona di quelle pesanti, beh, insomma, meglio anche evitarle certe cose, certe energie. Se invece la ricevi da una persona con dei disagi, soprattutto si diceva economici, in quel caso rischi addirittura di peggiorare la tua situazione. Ma questa è una cosa molto, molto vecchia nel tempo, come tenere lo scontrino di una spesa dentro al portafogli. È un'eterna spesa che ti porti avanti, perché il portafogli ciò che contiene è il tuo presente. Oppure, aggiungo ora la banconota, o forse l'ho detto nel video, sì, una banconota presa da una persona benestante, quando viene, che ne so, nel tuo negozio, oppure quando te la dà per uno scambio di monete. Beh, insomma, tieni quella banconota con te perché si dice in Oriente porta buona sorte. Ora, c'è chi lo vede come superstizione, in realtà è veramente un qualcosa che ha a che vedere con il campo morfogenetico, perché è semplice, entra in risonanza, viene chiamata risonanza morfica. Questa risonanza ti porta a vibrare della stessa vibrazione. Ora, ripeto, non è che ricco vuol dire buono, dolce e simpatico. Dobbiamo vedere anche quel fattore. La stessa cosa per chi magari ha meno fortuna. Però trattenere oggetti da chi ha meno fortuna, e lì vi insegnavo come eliminare certi oggetti che abbassano proprio la vibrazione. Ma ve ne convincete di più se andate a vedere quel video. In questo video invece andiamo a vedere cosa fare di lettere che abbiamo. O vi ricordate le vecchie cartoline di un tempo? Si andava, che ne so, a Rimini, dalle mie parti a Jesolo, per esempio, o in montagna, e si spedivano queste cartoline. Io mi ricordo un periodo, zia di qua, zia di là, e questo e quello. Poi, ma il bollo, quello cosa costava? 800 lire, chi se lo ricorda più? Poi andavi, imbucavi questi poveri postini a distribuire cartoline a destra e a manca. Beh, insomma, tutto questo ha senso tenerlo? Ha senso se riguarda qualcosa che fu elemento di fortuna, che fu una lieta notizia, una lettera con una lieta notizia, tipo è stato promosso, oppure ha vinto il concorso. Oppure sono incinta, cara mamma, te lo comunico per iscritto perché così ti faccio una sorpresa. Insomma, tutte quelle cose simpatiche, carine, ma belle notizie, beh, quelle te le puoi tenere da parte. Diciamo che anche lì sarebbe un pochetto da vedere, perché non sempre va tenuto da parte proprio tutto, perché il vero Feng Shui sarebbe molto molto più duretto, e io parterrei un po' quella scuola. Però è anche vero che chi mi conosce con le sessioni che faccio di Feng Shui, beh, sa che ho un approccio molto, ritengo, dolce, cioè
mai ti direi devi eliminare assolutamente tutto questo, tutto quello, ti direi quella sarebbe la direzione, ma fallo gradualmente. Però attenzione che quel gradualmente non diventi una fonte di, insomma, un mezzo per procrastinare. Beh, insomma, per non procrastinare e per cambiare la tua vita, al di là di cartoline, al di là di lettere, via dicendo, che vanno, stavo dimenticando, in una cesta in vimini, questa è una tradizione molto giapponese, una cestina in vimini possibilmente chiusa. Richiama un po' la matrice dei segreti, però perché un contenitore chiuso, ricordatevi, è una bocca che non vuole parlare, ma fin tanto che contiene informazioni di quel genere e ha il gancetto, l'eventuale gancetto aperto, quindi che non è bloccato come contenitore, non c'è problema. Ma mi raccomando, tienilo vicino ad una finestra dove batte il sole. Beh, stavo per dire che fortuna vuole che martedì 9 agosto, ok, alle 20:45, prendi nota, carta e penna e calamaio, diceva una volta chi era Emilio Fede, ai vecchi tempi, mi sembra, della Rai. Carta, penna e calamaio e scriviti 9 agosto, martedì alle 20:45. Siamo in live, noi della community che vogliamo trasformare la nostra vita, avere tutte queste belle informazioni grazie a un percorso dedicato al Feng Shui. Sapere come gestire tutte queste informazioni è importante, passare questa cultura ai nostri discendenti, e anche se oggi sono un po' scettici, il tempo passa e vedrai che lo scetticismo, se sarai di buon esempio, se ne andrà via e diventerà qualcosa di straordinario. Anzi, credo molto in un futuro cambiamento. Avrei già delle date per la testa, ma comunque, al di là di tutto, ci troviamo con Zoom. Quindi clicca qui sopra, se mi segui da Facebook, qui sotto da YouTube, su nezzacademy.net/live. Entrerai nella pagina, come dicevo nel video precedente, hai, diciamo, un testo che dice un po' tutto, un po' niente, però insomma, al di là di quello, chi mi conosce sa come sono fatte le mie live, solitamente slide, insomma c'è di tutto. È un vero e proprio seminario, è stato chiamato seminario. Ebbene, questo seminario, continuiamo a chiamarlo così, poi verrà dato come materiale audio, perché non mettiamo tracce di visi o le vostre voci, tutto solo la mia voce. E verrà inviato il tutto. Bene, mi raccomando, prenota e fallo subito, ora, immediatamente. Ora, per comprendere ancora meglio il tutto e arrivare a un rituale per sciogliere questa forma di dipendenza sottile che vi sta tra le lettere, le cartoline e tutte queste cose che ci sono arrivate in chissà che epoca, dobbiamo analizzare un po' quella che è la linea del tempo. Noi siamo convinti che quello che è arrivato fresco, fresco, fresco sia quello che ci pesa un po' di più, quello che, diciamo, condiziona un po' di più. Sbagliato. Quello che condiziona di più è una lettera che hai ricevuto 20 anni fa o addirittura 30 anni fa, ancora di più. La saprai la teoria secondo la quale il partner o la partner più importante non è quella che hai amato di più, bensì quella che è venuta per prima in ordine cronologico. E che ci piaccia o no, funziona così. Quindi più in là andiamo nel tempo, più troviamo queste lettere come potenti e talvolta sono scomode perché magari parlano di cose che abbiamo digerito male e guardate che quelle lettere rimangono come dei sospesi e il nostro cervello, questo studiato ampiamente nelle università, è sotto sforzo giorno dopo giorno dall'epoca che fu per trovare una soluzione. Magari voi direte, ma guarda che la soluzione poi è stata trovata, ma non è neanche tanto vero, perché se tu hai trovato una soluzione a un problema che quella lettera parlava, documentava e via dicendo, il cervello la cerca ancora tuttora nonostante che hai trovato la soluzione, perché l'hai trovata a posteriori, ma non in quel tempo preciso, in quell'istante preciso. In poche parole, il passato ha più forza sul presente che il presente stesso, per non parlare poi delle
prospettive, del potenziale legato al futuro. Chi mi conosce si ricorderà molto bene che io ho due cose che dico sempre con la massima convinzione, e non sono l'unico, diciamo, che in materia c'ha un po' questa ossessione, questo tarlo: mai mettere piante in quello che è il punto in casa. Sapete che mi occupo da più di 24 anni di Feng Shui, questa arte di disposizione dell'arredo in casa, che poi cos'è? Non è altro che una proiezione di noi stessi, dei nostri corpi sottili. Insomma, da una casa riesco a leggere il, diciamo così, il futuro, nel senso la predisposizione che ha una famiglia. Chi mi conosce sa bene di cosa sto parlando, e sarà materia che verrà studiata in accademia, ma questo nell'anno successivo a quello dedicato alla numerologia. Ebbene, mai mettere piante a sud-ovest, per esempio. Mai, se vuoi vivere bene. Lasciamo stare il perché, perché adesso questo è un video dedicato a tutt'altro, e fra poco capirai perché ti dico questo. Per chi ha fatto percorsi con me, sto parlando del settore C, ma già l'avrete sentita dire questa cosa. Bene, altro elemento importante è l'ingresso. La porta deve aprirsi bene, deve essere tutto tranquillo. Beh, ci sono situazioni dove noi possiamo energizzare questa entrata, quando proprio nel momento in cui eliminiamo queste lettere, queste cartoline, questi oggetti di carta. La prima cosa che devi fare è prendere fogli da stampante e avvolgere tutto, magari facendo pacchettini su pacchettini su pacchettini. E la cosa migliore, ok, è che quando tu inizi questa fase, prendi questa immagine che ora vedi a schermo, questi fiori rossi, che potrai tra l'altro stampare e farti un quadretto provvisorio, anche attaccato con lo scotch, e mettere in entrata l'ingresso. Attenzione, perché tutto questo? Perché così non intriga, evitiamo di avere piante che poi magari non sappiamo dove mettere, o magari mettiamo nel punto sbagliato, e lo appendete lì vicino alla porta d'ingresso, diciamo a 1,5 metri almeno, se possibile, quindi non proprio appiccicato alla porta. Destra o sinistra, per ora va bene comunque. Ci sarebbero lì delle chicche da definire, ma prendetela come la appendo in zona ingresso. In quel momento tu ti dai da fare con queste lettere. Ah, e questi fiori poi vanno tolti, eh? Vanno tolti perché servono solo per attivarti verso questo cambiamento, questa cancellazione di questi freni, di questi blocchi energetici, di questi nodi energetici che non ti permettono di evolvere. Immagina solo per un attimo se lì ci sta tutta la tua storia sentimentale da quando eri adolescente fino all'altro giorno. Vai a bloccare i rapporti sentimentali, ma questo è inevitabile. Magari ci sono frasi come "ti prometto che per sempre insieme a te". Se vuoi rimanere aggrappato a quei ricordi, fallo pure, è un tuo diritto, però poi non ti devi lamentare se le cose rallentano. E guarda che una lettera scritta ad una persona che hai amato e che magari ti ha anche amato, per l'amor del cielo, sarai tu a scegliere che destino fargli fare, ma può bloccarti sul piano economico, perché può avere un risvolto completamente diverso. Quello che ti consiglio è quindi: metti questa foto appesa di questa pianta di cui ti ho parlato, la stampi, non serve che sia di chissà che qualità, però il rosso deve esserci, altrimenti prendi un foglio bianco e fai tu con il pennarello delle foglie rosse, ok? Morbide, devono essere morbide. E non confondiamo il rosso all'ingresso quando è fuori dalla porta, perché attenzione, mettere fiori di quel tipo all'ingresso fuori va bene per un attimo, perché magari hai bisogno di energia, bisogno di nuove idee, nuovo sprint, ma per
massimo 15 giorni te la concedo, superati i quali non ci deve più essere una pianta di quel tipo all'ingresso, e mi dispiace anche dirlo, se poi è una rosa, salvati cielo. Parleremo di piante, se lo vorrai, fammi capire qui sotto che cosa ne pensi. E soprattutto fammi sapere qui sotto quello che riguarda le tue lettere. Cosa ne pensi di tutto quello che sto dicendo? La pensi come me? Non la pensi come me? Lasciamo stare chi la vede come una superstizione. Io parlo, mi rivolgo a chi invece vede in tutto questo un ragionamento che ha una certa, permettetemi, intelligenza. Beh, insomma, dai la tua opinione. Beh, quando arriva il momento, fiori appesi o colorati, e a quel punto devi avvolgere tutto, dicevo, con fogli bianchi. Bianchi, devi dimostrare il bianco, e deve essere fatto di mattina tutto questo, con previsione di sole a mezzogiorno. È preferibile eliminarle in un paesino con altitudine un po' più, insomma, un po' più alta della tua, però, e di questo ne abbiamo già parlato, però non è necessario. L'ideale sarebbe bruciare, sotterrare il tutto. Vai pure in un campo e non farti i problemi del fatto che qualcuno ti può vedere. Fregatene. La domanda è più importante liberare te e i tuoi discendenti da tutto questo o pensare all'opinione degli altri? Anche perché ti ricordo che proprio i fiori rossi all'ingresso fuori stimolano il giudizio e l'essere giudicati, visto che mi ero dimenticato di dirlo. Quindi cerchiamo di evitare il pensiero altrui. Gli altri ne fanno tante di cavolate, noi ne faremo qualcuna agli occhi loro. Puoi farlo tranquillamente nel tuo giardino e per assurdo anche in un vaso da fiori, anche se sono contrario, devo essere sincero. Puoi farlo a più riprese, però nello stesso giorno, quindi nell'arco di 2-3 ore, un po' adesso, un po' fra 5 minuti e via dicendo. Bruciare tutto attraverso questi fogli piegati, quindi terrai dentro, non so, 5-6 lettere e poi bruci. Se vuoi strapparle, puoi strapparle, fai quello che vuoi, sei libero di fare quello che vuoi, però devi bruciare. Poi copri la buca, se riesci ad arrivare a 40 cm sarebbe l'ideale, ci stai un attimo, 40 cm ci stai un attimo. Poi, mentre mandi giù la terra, togli i sassi, quelli un po' grossetti, buttali via e poi ci metti un fiorellino. Ci metti un fiorellino reciso di campo, come dico sempre, ci metti 28 chicchi di riso, 28, puoi mettercene quanti ne vuoi, però in questo caso fanne 28 oppure 17, caso alternativo se ti è più simpatico 14, ti ho dato i numeri, ora giocateli all'otto, al limite facciamo metà a testa. Bene, attorno poi ci metti 7 gocce di miele, sempre girando in senso orario. Io credo che questo rituale sia più che bello, più che interessante, ma ti ricordo che la live di martedì 9 agosto sarà ancora più interessante, perché va detto che tratteremo argomenti di questo tipo, ma in modo più accademico, un po' più raffinato, ok? E poi alla fine ci saranno le domande, le risposte, insomma sarà bellissimo, straordinario. Mi raccomando, prenotati fin da subito, clicca sul link che trovi in ezacademy.net/live, leggi un po' quello che c'è scritto, ma ti ripeto, c'è scritto tutto, c'è scritto niente, e poi fai la tua prenotazione, perché così avrai anche il materiale. E mi raccomando, stampa la pianta o disegnala, poi quando hai terminato di bruciare tutto tirala via. Mi raccomando, brucia anche quella, strappala, fai quello che vuoi, a me basta che la tiri via, mi raccomando. Un abbraccione grande, ci vediamo al prossimo video dal vostro fabionezzac.net, ma soprattutto ve lo dico in un orecchio, nezzacademy.net/live. Ciao!